Bentornati su Strange Gaming. Questa volta parliamo di un gioco molto strano e molto oscuro, molto misterioso, che si intitola Shades della Durel. Questo è un gioco del 1985 per Commodore 64. È un gioco piuttosto raro, è molto difficile trovarlo originale. E la confezione, la copertina è estremamente rara. Pochissimi hanno visto la copertina originale, adesso ve la faccio anche vedere. È questa qui, eccola qui, eccola là, come vediamo c'è questo paesaggio strano dove c'è quest'acqua che cade nel vuoto, ci sono delle porte sospese nel nulla, è una copertina un po' pseudo-futuristica anni 80, perché proprio il gioco è del 1985. Vediamo nel gioco, ci viene detto, nella descrizione qui viene detto che si tratta di una avventura 3D completamente animata. Comunque, adesso questa qui è la mappa di gioco, in sostanza è una sorta di gioco di ruolo, ma è un gioco molto, molto particolare. Allora, la musica che sentite di sottofondo non fa parte di questo gioco che è completamente silenzioso, ma è una musica realizzata da Chris Hulsbeck, famoso compositore del Commodore, l'anno dopo l'uscita di questo gioco, fino al 1986, e questa musica fu, a detta di molti, ispirata da questo gioco. Infatti al medesimo titolo Shades, solo che nel gioco non compare questa musica. Questa è proprio la musica che rese Hulsbeck famoso e lo lanciò verso una grande carriera nel mondo dei videogiochi, appunto. Adesso andiamo col gioco, premiamo il bottone. Eccoci al gioco, eccoci a Shades, questo gioco stranissimo per Commodore 64. La caratteristica di questo gioco è che se tu lo giochi solo col joystick non riesci assolutamente a concludere nulla. Ecco, uno Shades. No, 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 un albero animato, sta cercando di ucciderci, scappiamo, scappiamo. No, ancora un teletrasporto. Ecco, questa è una caratteristica del gioco. Allora, dicevo, una caratteristica principale è che se giochi col joystick non concludi nulla perché serve anche la tastiera. Abbiamo, ad esempio, l'inventario, abbiamo varie cose. Con i tasti da F1 a F8 fai dei diversi colpi di spada, solo che sembrano tutti uguali. Altra caratteristica è che a random veniamo teletrasportati e non sappiamo perché. Allora, in pratica shades in inglese significa occhiali da sole, ma significa anche ombre. Secondo il manuale ci sono delle ombre invisibili che nel gioco che quando ci beccano ci fanno teletrasportare in altre locazioni, ma in realtà non è esattamente così, perché shades in inglese significa anche le ombre della memoria. Quindi c'è una teoria su questo gioco misteriosissimo, secondo cui il nostro protagonista in realtà non si trova in questo. Ah, uno zombie, attenzione! Non si trova in questo medioevo fantastico o post-apocalittico, perché vediamo che ci sono anche dei. Non riusciamo a uccidere nessuno con la spada, mannaggia. In questo medioevo post-apocalittico, stranamente, non si riesce a capire perché, ma in realtà siamo nella mente del protagonista che ha una mente danneggiata e lui ha questi ricordi mischiati e ogni tanto, ecco, la sua mente torna indietro a cose già visitate prima o ad altri luoghi spazio-temporali, cioè questa è proprio la sua mente che funziona male, ragazzi, questo è il succo del gioco. E aspetta, cerchiamo di scappare. Ancora queste. No, non è qui che vogliamo andare. Allora, nel manuale che sono riuscito poi a recuperare, non è facile, dice anche che premendo il tasto P si può fare Pledge Monster, ovvero chiedi pietà al mostro. Solo che noi, quando siamo in prossimità dei mostri, invece di ottenere qualche effetto, con la P semplicemente usiamo la spada. Quindi anche questa è una trollata di questo gioco che è pieno di cose strane, pieno di trollate. Di trollate, cioè di trollate. Poi gli ambienti sono pieni di passaggi segreti, solo che noi non li vediamo. Per vederli dobbiamo cercare, premere la S, search, per cercare qualcosa tante volte, ma purtroppo anche se premo tante volte non succede niente. Oppure possiamo prendere gli oggetti. Adesso io praticamente avevo preso degli oggetti già, perché ecco, un'altra volta uno Shades. Ma no, no, una pianta carnivora ci ha ucciso. Adesso il sangue, tutto il sangue che è uscito fuori, insomma, questo gioco è veramente molto molto strano, ragazzi. Io vorrei tornarci sopra, però devo prima documentarmi meglio perché il gioco è veramente troppo strano. Ma se noi premiamo il tasto, ricominciamo dall'inizio e la mappa è la stessa, cioè gli ambienti sono gli stessi, ma i personaggi, cioè i nemici sono tutti cambiati, tutti diversi.
E adesso noi, ad esempio, qui in basso a destra vediamo che c'è una cassa con un oggetto, solo che non lo possiamo raccogliere. Poi un'altra cosa strana è che quando tu vai in un nuovo ambiente, non è che ti fa uscire dall'uscita giusta, ti fa tornare al centro dello schermo. Ecco, ti fa tornare al centro dello schermo, quindi tu non sai da quale uscita, da quale parte sei uscito. Quindi è un casino, è molto disorientante questo gioco. Abbiamo trovato una lampada. Vediamo un po'. No, ancora con questi shades, siamo tornati all'inizio. Vediamo se riusciamo a uccidere questo pipistrello. La spada non funziona in alcuni punti. Niente, non ce la fa uccidere. Vediamo, l'esperienza non si alza. Quindi niente. Vediamo un po' nell'inventario, adesso abbiamo solo la lampada, proviamo a usarla. Niente, non ce la fa usare. Mannaggia, questo è un gioco veramente impossibile, ragazzi. Io mi chiedo se ci sia qualcuno che sia mai riuscito a finire questo benedetto gioco. Proviamo a uccidere lo zombie, vediamo se riusciamo. Poi questi zombie sono straabusati nei giochi, ragazzi. Io sono un povero zombie e mi devo. Ah, l'abbiamo ucciso, però ne è uscito un altro. Ne è saltato fuori un altro all'improvviso. Diamanti abbiamo trovato. Cioè, io sono zombie, mi devo vedere tutti questi zombie sparsi nei giochi che vengono usati come carne da macello, ragazzi. Non è tanto. Oh, abbiamo ucciso il secondo zombie e per fortuna non è. No, un'esplosione! Ma che caspita! Cioè, sto gioco è veramente impossibile, ragazzi. Fatemelo dire. Proviamo a cercare un po' se c'è qualcosa in giro. Niente. Proviamo a lanciare. Cioè, la tastiera serve proprio per fare le variazioni di gioco, ma. Proviamo a sparare a questo zombie. Niente, ci sta ammazzando. Vediamo cosa c'è oltre. Proviamo a premere la P, Pledge Monster. Niente, la P non funziona. Ogni tanto ci fa usare una spadata premendo la P. Niente, ci ha ucciso ancora. E niente, per questa volta è tutto, ragazzi. Mi dispiace, ma questo gioco è veramente impossibile. Forse lo riprenderemo più avanti. Questa era Shades della Durel, anno 1985, uno dei giochi più strani mai visti su Commodore 64. La musica che sentite in sottofondo, come già detto, è quella di Chris Hulsbeck, che è stata ispirata probabilmente da questo gioco e che lui l'ha composta dopo. Quindi nel gioco non appare questa musica. Altra curiosità è che vedete il logo del gioco, ci sono dei simboli al lato delle lettere. Ogni simbolo rappresenta una lettera. Se vedete il simbolo a destra della S è una S stilizzata, il secondo con un cerchietto è un H stilizzata, il terzo è un H stilizzata, eccetera, eccetera. Dopo l'ultima lettera non c'è un'altra S stilizzata perché già sta all'inizio. Comunque va bene. Anche questo è un mistero di questo gioco che poi, come vedete nella copertina, ci sono tutte queste porte che danno sul nulla e forse sono le porte della mente del protagonista, ma è una cosa molto complicata. Va bene, anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Strange Gaming.